Cominciamo a vedere cosa è successo in questa partita che ha fatto soffrire oggi Luisa, anche perché l'Inter sembrava averla già vinta. Poi forse alla fine ha rischiato addirittura di perderla, però c'è anche un rigore non concesso, che tante cose. Bruno Longhi ci racconta tutto quello che è successo. Rischia di perdere, va ad un centimetro dal successo grazie anche all'involontaria complicità dell'avversario e alla fine, quando sembra fatta, pareggia. Sicché questa tappa, che pareva ad avvicinamento al titolo, apre nuovi e appassionanti interrogativi sul futuro nerazzurro. La partita tra Chievo ed Inter, impronosticabile alla vigilia, risulta essere alla fine un concentrato di emozioni forti, di sofferenze, di esultanze e di nuove sofferenze per i 40.000, più della metà interisti, accalcati sugli spalti del Bentegodi. Assenti Vieri e Materazzi, Cooper rispolvera Dalmà e Sorondo. Nella formazione annunciata è il Chievo che parte subito all'attacco, riproponendo quella manovra panoramica che ne aveva caratterizzato la prima parte del torneo. La gara in questa fase iniziale la fa la squadra di Del Neri, mentre l'Inter è costretta ad affidarsi agli isolati tentativi dei suoi solisti. Insomma, da una parte una compagine che fa leva sulla coralità, dall'altra una che traccheggia in attesa dell'acuto di uno dei suoi tenori. Fa gol Ronaldo, ma il fischio di De Santis ne aveva largamente anticipato l'impatto con la palla. Quindi Lupatelli si dimostra freddo, reattivo, tempestivo per interrompere una geometrica combinazione della R2 interista Recoba-Ronaldo. Insomma, il Chievo è messo meglio in campo, ma la squadra di Cooper, dopo un leggero sbandamento iniziale, fa i fatti. E potrebbero essere fatti decisivi, perché il sinistro di Ronaldo, dopo una prolungata azione iniziata da Seedorf e proseguita da Recoba, viene incredibilmente disinnescato da Lupatelli con un intervento ben diverso da quelli che lo stesso portiere proporrà nella ripresa. Poiché il calcio si nutre di fatti ma anche di polemiche, ecco che Ronaldo diviene suo malgrado involontario protagonista di un'azione da moviola in area veronese. È un giallo, ma alludiamo al cartellino che De Santis minaccia di mostrare al fenomeno nerazzurro. Insomma, Inter inferiore sul piano del gioco, ma molto spesso vicina al vantaggio. Il gol però lo segna il Chievo con una combinazione elaborata da Corradi, interista al 50%, e finalizzata da Marazzina, giocatore cresciuto proprio nella società nerazzurra e che non andava a segno da quasi tre mesi. Una mazzata per i progetti tricolori dell'Inter, una doccia gelata per gli oltre 20.000 supporters della beneamata. C'è già chi tira in ballo una nuova Fatal Verona per una squadra milanese, ma 50 secondi dopo l'inizio della ripresa, Dalmà, servito da Ronaldo, batte splendidamente Lupatelli con un interno destro a rientrare che riaccende speranze e certezze in campo sugli spalti. Il gol, più che galvanizzare l'Inter, insinua dubbi e preoccupazioni nella testa e nei piedi di qualcuno del Chievo. E alludiamo soprattutto a Lupatelli, che la fa grossa, che più grossa non si può. Un buco clamoroso che schiude a Ronaldo la porta veronese, e così per l'Inter sembra davvero fatta. Ma il Chievo, squadra dalle mille risorse che non sono mai frutto di estemporaneità o di improvvisazione, si rimbocca le maniche e costruisce subito la palla gol del pareggio, che Danna spara troppo alta sopra la traversa. Cooper a questo punto richiama Ronaldo per affidarsi a Ventola, giocatore fresco in grado di interpretare al meglio il ruolo di guastatore negli spazi difensivi del Chievo. E il teorema sembra essere perfetto, perché l'Inter, pur soffrendo nella propria area di rigore, va per due volte nel finale vicino al gol che potrebbe sancirne la vittoria. Ma gli ultimi minuti sono di quelli che difficilmente si dimenticano, perché poco dopo che da Piacenza è giunta notizia del vantaggio juventino, il Chievo corona il suo inseguimento, quando è già scoccato il 90esimo, raggiungendo il pareggio con Cossato splendidamente smarcato da Bernardo Corradi, già uomo assist in occasione del vantaggio di Marazzina. È l'ultimo atto di un pomeriggio di emozioni, di speranze e di delusioni. Per il Chievo alla fine va bene così, per l'Inter decisamente no. Era Chievo Inter, il paradiso dello scudetto può attendere. Perché ridete voi due interisti? No, perché stavamo parlando con Alec, niente delle cose. Si può dire? No, ci stavo consultando, dice, ma guarda, ma tira, ma perché... E lui, meglio, scusa. No, perché ho detto, di solito Recoba tira anche dal piazzale dove si parcheggia il pullman, e lì poteva tirare e lo diceva lui, e finiva la partita. Vabbè. Allora, ricapitoliamo un po', ripartiamo da Lupatelli, per esempio, perché è una cosa che tecnicamente, no, è difficile da spiegare, ma siccome qui abbiamo Zenga, ecco, che cosa è successo? Secondo me, lui, credo, lui è un destro e è andato col sinistro. La cosa più banale che mi viene da dire. Perché aveva un vantaggio enorme, però. Perché? Sì, sì, poi non credo neanche che gli sia rimbalzata male, credo che abbia proprio completamente sbagliato il tempo. Quando Dio gli ha dato il sinistro, gli ha dato un ingombro. No, credo che fondamentalmente per lui il vantaggio sia che ci sono le macchine col cambio automatico. Sei sicuro che lui sia destro? Qui mi dicono che è sinistro. Allora, se è sinistro è peggio, non lo so, glielo chiedo.
Che idea avete, Giancarlo? Di sicuro un intervento scomposto non c'era nessun bisogno. Teniamo presente che lui è ancora il portiere della Roma. Certo, se l'Inter portava i tre punti su questa azione, il termine lupatellata entrava nella storia del calcio. Entravamo nella storia perché facevamo Lupatelli Tarantino e poi possiamo poi andare avanti. Buona memoria, Walter, ti sbagli profondamente. Come mi sbaglio? Perché quel colpo di testa di Tarantino è stato un atto geniale. No, è stato un atto generoso, direi, geniale. Più che geniale. Comunque Lupatelli è ambidestro, eh? Ambidestro. Calcia male con tutti e due i piedi. Calcia male con tutti e due i piedi. Vi è mai capitato, Pippo, di fare un gol così? Un regalo così del portiere? No, batte anche male la palla, vero? Noi ci abbiamo giocato due o tre domeniche fa, è bellissimo il campo, probabilmente è stato ingannato dal balzo della palla. È bello, però... Ronaldo che già ride prima di calciare. Che ride. Tu sì, Alessandro, sì. Ti è mai capitato? No, a me sinceramente no. Così gradiresti un gol così facile? Beh sì. Vediamo un po' ancora di immagini di partita, no? Perché prima qui Walter sottolineava anche le tante occasioni che l'Inter ha avuto per chiuderla questa partita, sì, no? Per il 3-1. Sul 2-1 hanno avuto due grandi occasioni, una Seedorf e una Recoba, appunto. E al di là dei primi 10 minuti della partita, dove il Chievo è stato molto bravo e ha creato qualcosa indubbiamente, dopo l'Inter aveva controllato bene la partita e guardandola in televisione pensavo che fosse chiusa, perché sul 2-1 con due occasioni così grandi a quel punto lì magari bisognava cominciare a gestire un po' meglio il pallone, o comunque neanche da dire meglio il pallone, perché le due occasioni ci sono state. Peccato, perché con questi tre punti era sicuramente scudetto, non dico matematico, ma al 99,99%. Ecco, qui c'è tutta gente che si intende di alta classifica, no? Che cosa si prova, Alessandro? Che succede qui quando arrivano le ultime partite?